Ciao, sono Benedetta Cibrario. Oggi è una giornata importante, la giornata dedicata alla lettura. Perché leggiamo? Sicuramente non per noia, si è sentito dire tante volte in questi giorni in cui siamo chiusi che bisogna leggere, per esempio, per evitare la noia. Ecco, non si legge per evitare la noia. La lettura è ogni tanto è un piacere, naturalmente, ogni tanto è anche faticosa, impegna tante parti del nostro cervello. Si legge per qualche altro motivo. E allora mi sono domandata, dovendo raccontarvi perché io leggo, che cosa potevo dirvi di diverso a quello che avrete sentito raccontare tante volte. Per farlo, in realtà mi sono messa a fare ordine tra i miei libri e mentre facevo l'ordine riflettevo, a un certo punto ho creato una specie di pila di libri che vedete qua, e sembrava una scala, erano messi in pila un po' sbilenchi e ho pensato, ecco che cos'è la lettura, ecco che cos'è un libro, il gradino di una scala che saliamo. E ogni libro che ci lasciamo alle spalle è qualcosa che in realtà ci ha fatto salire un pochettino più su, ci ha portati a conoscere qualcosa di più di noi, sulle persone che abbiamo intorno, su quello che amiamo, su quello che non ci piace. Da qualche parte un libro e la lettura ci può fare anche un po' male, ma male per farci bene. Perché ci fa male? Perché va a toccare delle corde che per noi sono importanti e che siano corde di piacevolezza, di felicità, di malinconia, non importa. L'importante è che ogni libro è uno scalino per salire un po' più su.